Un piccolo regalo che spero gradirà. Con l'augurio che la sua prosa possa affilarsi come la punta di questa penna e il suo talento sbocciare come merita. Anche perché scrivere è un mestiere. E lo fa anche piuttosto bene. Felice Natale, Marco. Non tutto quello che può essere raccontato vale la pena di essere raccontato. Non sapevo che anche lei... Che anche io avessi un cuore. Non sono d'accordo, però secondo me se si trova la chiave giusta, sì. Il merito in realtà questa volta è tutto della signorina Colombo. È stata lei a condurre l'intervista. Sono costretta ad ammettere che ho una grandissima stima professionale. E i suoi appunti sono stati molto utili. Why do I get so nervous when I look into your eyes? Butterflies. Che prende? Buongiorno Stefania. Buongiorno. Buon divertimento per stasera. Cosa mi offre? Anything I felt before. Le piace molto. So di non starle molto simpatico. Invece dice che io peggio di così non potrei essere, vero? Think I'd find someone who is worth the weight of all the years of my heart. Siamo molto diversi. Almeno possiamo sfatare il mito che gli opposti si attraggono. Ho commesso un errore. Ammetterei i propri errori comunque. È una persona intelligente. You can never find the right things to say. You can't sit still an hour in the day. I'm so in love. Let's guarda, dopo stasera non avresti nessuna possibilità con lui. Non sono in competizione con te, Gemma. Mi fa piacere che tu veda Stefania delle doti che io non vedo. Mi dà fastidio che tu frequenti Marco. Mi dà fastidio Marco. Mi dà fastidio perché lui vuole me, non te. Eppure racconta questa storia d'amore tra questa ragazza spavalda, anticonformista e questo ricco snob. E lei sarebbe una bellissima coppia da film. Beh, il cinico di buona famiglia e la giovane idealista.